Hilda Marino e il suo partner li rivedremo quest'inverno sulle ribalte della rivista. Adesso offrono un anticipo ai colleghi. Competentissima in fatto di ovazioni, la Osiris applaude e batte il tempo. Questa anteprima generale si svolge in un'atmosfera di prove e di vacanze di fronte al mare di Formia, visibile alle spalle di Marina Doge. Qui si concertano gli spettacoli RP. Il solo cane ammesso è questo della bandissima. Fuori gli autori, stavolta è per loro la passerella. Sfila Verde, sfila Orio Vergani, sorrisi di Billy, diplomazie di Paone. Raccoglieremo le confidenze di D'Apporto e Frustaci dopo che Trovaioli ci avrà fatto in musica le sue. D'Apporto, ci vuol dire qualche cosa della sua rivista di quest'anno? Beh, è una commedia musicale di Giovannini Garinè. Andrà in scena il 15 di settembre al Teatro Lirico di Milano. Cosa le devo dire? Mi auguro di fare tanto successo. Certo, te l'auguriamo anche noi. Grazie. Altro da dirci? Il titolo della commedia musicale, Giove in doppio petto. E lei, maestro Frustaci, cosa ci dice delle sue attività musicali nel campo della rivista? Direzione d'orchestra, come al solito, con Carletto D'Apporto. Musiche, sempre musiche. Importanti. Anna Fougé ha visto nascere la rivista dal connubio del teatro di prosa e dell'operetta col Varietà, in cui è stata una divissima. Sentiamone il parere. Cosa ci dice lei, signora Fougé, della rivista moderna? Bellissima. Mi piace? Molto. Mi piacciono tutte. Ma principalmente quale le piace? Quelle di Carlo D'Apporto. Beh, io lo sapevo, l'ho addomesticata. È un'ora che le dico, dica le mie. Grazie, madame Fougé. Raschel è riservato come tutti gli umoristi. Ci vuole la Vernati per strappargli qualche indiscrezione. Dai, senta, attacca questo microfono. Senta, e potrebbe raccontarci la trama? Sì, dunque si tratta di Tobia, che è una candida spia. Ora lei capisce, le candide spie non è che si trovano tutti i giorni come i peperoni, l'anguria, eccetera. Allora va lì uno e dice, scusino, c'hanno una candida spia? Dice, no, l'abbiamo finita. Però è in arrivo, se aspetta la facciamo arrivare da Norimberga. Dice, va bene, mentre questo aspettava, poverino era preoccupato perché stavano chiudendo il negozio di spionaggio. La continuazione e la fine sul palcoscenico. Ci pensiamo noi.